Pričamo prvo sada što je čuveni Aleksandar Dugin rekao o zapadnim vrednostima, njegovo mišljenje. La civilizzazione occidentale moderna è l'anticristo. La nostra lotta è precisamente contro questo anticristo. Questa è l'ultima battaglia, la lotta della fine della storia in certo senso. Questa quindi per la Russia è una guerra di religione? La guerra della religione contro anti-religione o contro il satanismo moderno liberale. Questa è la guerra santa delle civiltà, delle culture che non sono d'accordo a diventare con l'Occidente. Questa è una battaglia contro i nostri valori. Volete abbattere la democrazia, la libertà? Questo sistema dei valori moderni, occidentali, post-cristiani, post-tradizionali non vale niente. Non sono i valori sacri, sono le forme della distruzione dei valori, delle gerarchie, della spiritualità, dell'ordine religioso per identità profondamente tradizionale e cristiana dei russi non sono niente. Secondo lei quindi l'Europa sbaglia a sentirsi più forte in virtù di questi valori? La Russia reagisce contro questa egemonia culturale, questa maniera arrogante di condursi dell'Occidente, questo assenso totale delle possibilità di concepire l'esistenza dell'altro è il punto più debole dell'Occidente e sarà la ragione, la causa del suo fine. E in che cosa la Russia si ritiene più forte? Noi ci sentiamo la Roma, la terza Roma, la Roma eterna. La Russia vincerà Occidente per dare esempio come vincere questa egemonia occidentale. La vittoria della Russia significherà la fine della fine della storia. Però la Russia sta colpendo e uccidendo dei civili. No. Il progresso dell'esercito russo è lento, precisamente per la ragione che tutti i nostri truppi hanno ricevuto l'ordine molto serio e molto grave non colpire gli oggetti civili. Tutti gli oggetti civili che sono distrutti nel corso delle battaglie nell'Ucraina sono oggetti militari distrutti da noi o oggetti civili distrutti dai ucraini e nazionalisti per attribuire la colpa di questo ai russi. Secondo lei è possibile che si faccia ricorso al nucleare? Credo che sì. È molto difficile da dire questo, ma l'unica potenza mondiale, l'unico centro nel mondo che può scatenare questa guerra nucleare è gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti decideranno di intervenire direttamente nel conflitto, questo sarà identico a cominciare la terza guerra mondiale e la guerra nucleare. Zelensky però aveva proposto di incontrarsi e parlare per la pace. Perché Putin rifiuta? Perché Putin non pensa che Zelensky è soggetto, è il buffone, è la figura che no, è totalmente irresponsabile, che non può decidere la pace o il conflitto. Credo che Putin parlerà solo con i personaggi che contano davvero e che possono decidere nella situazione tan critica che oggi, e non con Zelensky che non rappresenta nulla. Quale legame esiste oggi tra Russia e Cina? Sarà un'alleanza che potrà cambiare l'ordine mondiale? Sì, i legami sono migliori che mai. Le relazioni tra Xi Jinping e Putin sono migliori perché lottano contro l'unipolarismo. Siamo amici per ricreare l'ordine globale. Cina può essere soluzione della Russia sotto sanzione. Questo è molto più che amicizia. Questo è alleanza storica. Oggi cosa dovrebbe fare l'Europa, secondo lei? Credo che l'Europa non esiste oggi con la civiltà, con la cultura indipendente. È una base militare degli Stati Uniti, è il strumento occidentale. La civiltà russa e esempi delle culture orientali
possono essere gli esempi per salvazione europea. Altrimenti l'Europa sarà morta nella distruzione di questa torre di Babel che è la civiltà globale liberale. L'Europa attuale morirà. La Russia con Putin è diventata più forte, è cominciato a riacquistare certe zone. L'idea della Russia che vuole diventare il polo indipendente e sovrana, la spiegazione perché questa operazione militare. Su gay e gay pride, lei concorda con il patriarca di Mosca? Questa è la guerra contro i gay? Non si tratta della guerra contro omosessuali. Il fenomeno dei gay è, per noi cristiani ortodossi, è semplicemente peccato. Come tutti i peccati esistevano, esistono e esisteranno. Questa è la lotta contro normalizzazione del peccato. Questa idea di obbligare a tutti di essere d'accordo con i valori LGBT+, distruzione delle famiglie. La cultura occidentale liberale ha dimenticato totalmente che è peccato. È chi difende il peccato e il diavolo. La Russia ha dichiarato la rivolta. Non possiamo esistere nel mondo dove peccato è la norma. Putin nel suo discorso cita il Vangelo, cosa da molti ritenuta una bestemmia. Perché questo gesto? E l'Occidente moderno, la civiltà anticristiana, è basata sulla distruzione dei valori cristiani, del Vangelo, del cristianesimo, nella cultura, nell'educazione, nella politica, nella scienza. Le parole del nostro presidente sono la manifestazione della verità evidente. La nostra lotta è precisamente contro questo anticristo. Il vero scontro delle civiltà è precisamente oggi la grande civiltà con arma nucleare russa contro questa egemonia dell'Occidente. L'unica che può decidere di trasformare questo scontro delle civiltà nel conflitto nucleare è gli Stati Uniti, e Joe Biden e la gente intorno di lui. Esiste questo rischio? Qual è la sua opinione su Biden? Credo che Biden rappresenta il maniaco totalitarista che ha voluto bombardare Jugoslavia, che è globalista convinto, molto pericoloso, è molto meno normale che Trump. Forse Biden sarà la figura più pericoloso per il mondo. Se i gruppi esercito di NATO entrerebbe nel conflitto diretto con la Russia, questo sarà lo stesso che cominciare la guerra nucleare, perché certamente la Russia risponderà. Oggi il destino del mondo sta entre le mani di questo fanatico. Evo, gospodin Papijan, drugi kaže da veruje u rusku pobedu i da će tako se stati na put Uniji polarnom svetu.